Negli studi di RBL ci ha anche raggiunto Mole perché il 2 giugno c'è una data importante da segnare in calendario. Il 2 giugno c'è il cosiddetto pugni in tasca release party, come si dice negli ambienti seri. Saremo a Pianlonghi con i Maxis Mobile per presentare il disco nuovo, che appunto si chiama Pugni in tasca. Con noi ci sarà DJ Vita D a aprire e chiudere le danze, gli Arcadia Click a farci da gruppo spalle. Sarà una seratona veramente invitante. Presenteremo il nuovo disco, che in realtà non sarà un vero disco, ma sarà una chiavetta USB. Sperimenteremo questo nuovo formato con il quale presentare Pugni in tasca. Allora, del nuovo lavoro discografico ci occuperemo attraverso i Tarantolati, quindi Maxis Mobile ospiti nella libreria di Tarantola, e poi tutto verrà riversato ovviamente a Night and Day per dare la possibilità anche agli spettatori di capire un po' il progetto di Pugni in tasca. Invece una cosa che volevo chiederti: dacci due orari di inizio circa del party e soprattutto le prossime date per seguire i Maxis Mobile. Allora, il party inizierà verso le 9:30 con appunto DJ set, poi gli Arcadia, poi noi suoneremo verso le 10:30-11 come al solito. Prossime date: il 15 giugno saremo alla Sagra dei Campenot a Castillon, e il 16 invece saremo al Bar Pezzin, se non ricordo male. E invece il 28 luglio alla Sagra dei Per, finalmente ce l'abbiamo fatta a spodestare il male e a imporci nella Sagra dei Per. E per il momento queste sono le date fissate, poi troverete su Facebook informazioni varie sulle prossime date, che saranno molte e proficue. Ok, tu torna a trovarci anche per Mole Moonwalked, così ci parli anche di sì, delle date invece che riguardano l'altro tuo gruppo, ok? Assolutamente sì. Ok, vai come i fighi. Allora, ciao. Allora, ci vediamo il 2 giugno, mi raccomando, puntuali a Pianlonghi. Se volete fermarvi anche in tenda, lì c'è posto. Niente, se avete una maglietta dei Maxis Mobile, indossatela. E altra cosa importante: se avete un cellulare, portatelo. Ma che banalità, siamo nel 2012, ce l'avete sicuramente. Se filmate parte del concerto o comunque della festa, poi ci mandate i files e noi monteremo un video successivamente di un pezzo del disco. Bravi.